I cittadini di Tresana, isolati per un mese a causa delle frane di dicembre, ancora alle prese con diversi disagi. In una lettera aperta contestano i lavori delle amministrazioni. Tra i 70 milioni di euro di danni dovuti all'alluvione di Natale ci sono anche quelli per ripristinare la provinciale 23 nel comune di Tresana, interessata da frane in più punti. Nell'immediato la provincia di Massa Carrara era intervenuta da Montignosa d'Antona a Bagnone e anche a Tresana, più precisamente in località Castello di Villa, chiusa a causa degli smottamenti. Ma a più di 70 giorni, dei quali 30 di isolamento, gli abitanti, costretti per lungo tempo a transitare per la strada di Montemiro, continuano ad interrogarsi sugli interventi delle amministrazioni competenti. La grossa frana si è verificata il 24 dicembre alle 9:30 di sera e è vero che dopo al 4, al 5 la provincia si è messa in moto e ha incominciato a muoversi, però noi come cittadini abbiamo dovuto percorrere la strada alternativa, che è quella di Montemirone, che fino a ieri aveva delle buche, profonde buche, sconnessa, senza paracarri, senza segnaletica, cioè una cosa inimmaginabile nel 2010. Ora siamo stati quasi un mese a transitare in una strada alternativa, chiamiamola alternativa, più lunga, più sconnessa, pericolosa, ghiacciata, eccetera, eccetera. Questa è un po' la condizione che vive Villa di Tresana. In una lettera aperta i residenti mettono le mani avanti precisando di non essere esperti in ingegneria civile, ma delle domande se le pongono, prima tra tutte il motivo per cui è stato necessario oltre un mese per liberare la strada dalla terra caduta dal monte. Ma ci sono molti altri dubbi sui lavori del post-frana, considerato che sono stati eliminati sia il muro di contenimento sia il guardrail, nonostante avessero resistito al cedimento. La strada Villecchia-Parana ovviamente è ostruita. Il presidente provinciale aveva promesso una certa cifra per metterla in condizioni di transitabilità. Mentre invece a valle, prima del castello e subito dopo il castello, si sono verificate le varie frane, e questo è notorio a tutti. A tutt'oggi queste frane qua ci lasciano un po' perplessi, perché la strada è ancora incerta, è pericolosa. A valle, a monte, diciamo così, c'è la pericolosità che ci siano degli smottamenti. Gli abitanti della zona incolpano inoltre le amministrazioni di aver causato le successive frane, spingendo a valle la terra. Forse tutti questi perché non troveranno mai una risposta, scrivono, ma ci sembra evidente come l'intervento dell'uomo rischi di creare conseguenze ancora più gravi di quelle provocate dagli eventi atmosferici.